allora, tanto diamo il via a questa giunta straordinaria che abbiamo convocato subito dopo il consiglio in cui è stata presentata la giunta per affrontare un po' di provvedimenti. Ora, all'occasione, ovviamente darò la parola agli assessori che hanno già predisposto una serie di provvedimenti ritenevamo di dover assumere subito anche per dare corso a quello che abbiamo detto in queste ore al Consiglio regionale, ovvero l'urgenza di dare una scossa, l'urgenza di imprimere un'altra velocità a questa regione. Sono una serie di provvedimenti eterogenei, dalla prossima settimana la Giunta avrà una sua regolarità con la cadenza come Consiglio di convocazione, oggi è una Giunta straordinaria, quindi ogni assessore fuori sacco, come si dice, ha portato quello che riteneva di avere già pronto, sono i primi provvedimenti d'urgenza, taluni d'urgenza, taluni strategici per la nostra attività di governo, ma che in ogni caso erano pronti, siccome non ci piace far dormire le cose sul tavolo, li abbiamo portati qua. Io vi dico la prima cosa, tanto che di cui vi do solamente conto, non so, chiedo ai nostri tecnici se devo dare lettura di tutto, se basta una sommaria informazione ai colleghi sul rendiconto da approvare. Prima di qualsiasi variazione di bilancio o altro intervento sul bilancio della Regione, noi stiamo chiedendo al Consiglio la riassunzione del rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2014, che era già stata predisposta dalla precedente amministrazione e che è il primo atto formale di carattere, diciamo, contabile, che dobbiamo mandare al nuovo Consiglio regionale per la sua approvazione prima di qualsiasi altro intervento sul bilancio, perché così prevedono le normative e la legge. Quindi ho già firmato la richiesta consegnata di calendarizzare la discussione in commissione e in plenaria di questo atto formale, che io credo che da calendario possa consumarsi entro l'estate, entro i primi 15 giorni d'agosto, certamente. Ne parleremo ovviamente col Presidente del Consiglio Abruzzone, in modo che venga calendarizzato quanto prima. Non so se abbiamo già accordi. Ora vi consegna una breve sintesi del rendiconto 2014. Potete anche studiarvi più con calma nei vostri uffici nelle prossime ore, poi se ci sono osservazioni, io l'ho letta prima arrivando qua dall'aeroporto, mi sembra. Esatto, mi sembra una nota procedurale, diciamo, che stabilisce le tappe, quindi non ho assolutamente nulla da eccepire. Dopodiché verificheremo con gli uffici, appena approvato questo, la necessità di interventi sul bilancio di carattere politico-strutturale dovuti anche a fattori, come dire, indipendenti dalla nostra volontà, quali sentenze della Corte, tutto quanto sappiamo, relative ai costi del pubblico impiego, eccetera, e le esigenze dei nuovi assessorati che dovranno poi, come dire, essere compatibilizzati, non so se si dice, con i nostri vincoli di bilancio. Bene, questa è la prima cosa. La seconda cosa è l'affidamento all'assessore Giampedrone della delega questo è il rendiconto generale, forse. L'affidamento della delega all'assessore Giampedrone alla chiusura di un accordo col Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che contribuirà a quella riorganizzazione dei nostri uffici di protezione civile. È un protocollo che esiste già in altre regioni d'Italia, anche meno, come dire, esposte al rischio della nostra, che qua non è mai stato inteso portare avanti. Abbiamo già preso con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile tutti i contatti necessari. Questo schema di deliberazione è già stato concordato con gli uffici della direzione del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile di Palazzo Chigi. Sono una serie di linee guida per la riorganizzazione della Protezione Civile regionale, che poi andremo, come dire, ad affrontare insieme via via con la Giunta e a scambiarci
ovviamente con l'amministrazione nazionale interessata, essendo la protezione civile una delega di Sessione Giampedrone, abbiamo ovviamente una delega per trattare tutto questo e poi verrà portato in giunta nella sua forma definitiva, essendo anche un argomento di primaria importanza, ritengo che sarebbe opportuno che tutti, al di là delle singole competenze, in questo caso, come dire, saranno suggerimenti o partecipano al percorso sotto la forma, essendo che la protezione civile poi comporta, come vedremo in un secondo provvedimento, dell'assessore Rixi, una serie di ritorni di vario tipo, dal risarcimento di chi è stato alluvionato alla prevenzione, che è comunque sempre la cosa migliore, diciamo, dal punto di vista logico, agli aspetti relativi alla sicurezza e alla sanità che riguardano il vicepresidente Viale, questo sarà uno di quei classici percorsi collettivi, tanto più che i numeri ci consentono di affrontarli. Questa è la seconda cosa. Questo non francamente non basta. Dei capitoli della Neanche se Babilare. tiro a indovinare. Il capitoli nell'ambito della dell'unità previsionale di base prevista dalla legge 15 del 2015. Vabbè, relativa alle convenzioni che abbiamo firmato, quei passaggi lì, e l'organizzazione delle attività. No, questa è proprio l'individuazione dei capitoli collegati agli stanziamenti di spesa, di entrate di spesa. È un atto formale, tecnico formale. Bene. Allora, io direi che in successione invece portiamo i dati, come dire, strutturali di questa giunta, quindi Edoardo, Ilaria e Sonia e Giacomo, che hanno preparato una serie di atti di indirizzo e di provvedimenti, se li illustrano brevemente, così poi procediamo alla loro concretizzazione. Andiamo in senso orario. Inizio io. Allora, io ho portato già un primo provvedimento per andare a terminare un bando implementando le risorse per i progetti e valere su misura 1.2.6 Forza ESE 2007-2013. Questo provvedimento consente l'esame di 44 progetti in oggi non finanziati per indisponibilità di fondi riguardanti interventi rivolti al consolidamento, allo sviluppo di reti esistenti o alla creazione e allo sviluppo di nuove reti di impresa. Accesso a economie di scala, valorizzazione di sistemi di gestione della qualità, marketing, internazionalizzazione, la valorizzazione delle pratiche socialmente responsabili, delle tradizioni culturali e storiche del territorio. L'ammontare complessivo del provvedimento, quindi diciamo, di quanto andremo a stanziare su questo, sono 3 milioni di euro, ci consente questo praticamente di esaurire, credo, tutte le richieste su questo bando e quindi abbiamo deciso di farlo anche per andare, insomma, a chiudere definitivamente un bando che era nato un po' di anni fa. L'altro elemento invece che portiamo, proprio inerente a quanto diceva prima il Presidente, è un esame che stiamo facendo con tutta la struttura riguardo la possibilità di coprire grandemente con fondi europei, che tra l'altro se no andremo a perdere alla fine dell'anno, chi è stato alluvionato nel 2014 e negli eventi dicembre 2003, gennaio 2014, novembre 2014, e per motivi di carattere formale non ha potuto partecipare al bando. Quindi chi ha presentato il modello della protezione civile ma non il modello della Camera di Commercio, chi ha presentato entrambi i modelli ma avendolo scoperto troppo tardi che c'erano due modelli da fare, uno dei due fuori è termine rimasto massimo. sepolto nei modelli. Sostanzialmente questo dovrebbe andare a coprire interamente tutti i danni avuti. Anche qua si utilizzano in gran parte sostanzialmente fondi che andremo a perdere alla fine dell'anno, quindi noi pensiamo entro la prossima giunta di poter portare un provvedimento
definitivo che avrà, insomma, sarà rivolto alle aziende comunque che hanno già consegnato i documenti, quindi la possibilità di riaprire alcuni termini oppure di ripresentare determinati modelli. Abbiamo già quantificato più o meno l'ammontare, comunque più precisamente la prossima volta porteremo anche tutti i dati, si tratta comunque di un qualcosa intorno ai 20 milioni di euro, quindi credo che sia abbastanza esaustivo e dovrebbe consentire chiaramente, tendenzialmente il bando partirà da subito, darà una possibilità per un certo tempo di integrare la documentazione presente e avrà una scadenza che andrà a finire più o meno intorno al 20 di settembre. Per evitare che si concluda nel mese d'agosto, quindi impedendo a tante imprese di poterci partecipare, ma per impedire anche che si vada a concludere invece troppo vicino a Natale, perché noi dobbiamo riuscire a utilizzare queste risorse prima della fine dell'anno, perché sennò le perdiamo. Molto bene. Grazie. Vi ho portato una delibera da 6 milioni di euro per finanziare le scuole paritarie. Si tratta di trasferimenti che sono avvenuti dallo Stato, che ha delegato, trasferito alle regioni, e con il concorso e il coordinamento degli uffici scolastici regionali. Era da novembre che le scuole paritarie, che ci riferiamo a quelle dell'infanzia, aspettavano questo tipo di finanziamento, non era arrivato per una lentezza tra la ragioneria statale, ma soprattutto i dati della direzione scolastica regionale. E il tutto ha cominciato a sbloccarsi ad aprile, il 22 maggio era tutto pronto, la giunta precedente aveva avviato tutto l'iter per il finanziamento, decidendo poi però di non portare a delibera. Essendomi accorta dell'urgenza, perché ovviamente sono finanziamenti che devono essere stanziati adesso per permettere alle scuole di iniziare l'anno scolastico con la tranquillità di averli, per alcune di queste scuole, anzi per la maggior parte, si tratta di sopravvivenza, ho deciso di portare questa delibera perché se non la facciamo oggi, anche solo slittare una settimana avrebbe, mi hanno precisato gli uffici, comportato dover far tutto da capo, quindi non saremmo stati assolutamente in tempo per garantire l'inizio dell'anno scolastico a queste scuole dell'infanzia. La delibera copre 258 scuole, secondo parametri molto matematici che sono stati applicati ovviamente dalla direzione scolastica regionale. Vengono questi finanziamenti dati ad ASSER, che funziona come agenzia di riferimento per smentire e precisare il tutto, sarà ASSER poi direttamente, secondo appunto l'evento della direzione scolastica, a girare le scuole. Esatto. Il provvedimento che portiamo è un provvedimento che si riaggancia a quello che diceva il Presidente prima, cioè che la prevenzione fa parte di tutti quegli interventi anche di protezione civile importantissimi e di tutela del territorio, a cui noi teniamo molto. Facciamo un intervento creando un contratto di fiume nel tratto cocivo della Foce del Magra, quindi nel Levante Spezzino, dove andiamo a investire 600.000 euro che sono dei residui da danni alluvionali per manutenzioni che abbiamo trovato nei capitoli, e lo schema che andiamo ad adottare è questo contratto di fiume, dove la regione assume la governance e la cabina di regia degli interventi che vanno effettuati di manutenzione, di ripristino dei fondali degli alvei, di pulizia dei torrenti e quant'altro, di quei comuni che magari non hanno avuto le risorse, non sono riusciti a intervenire da soli. La particolarità è che questa cabina di regia nasce oggi, ci diamo 60 giorni di tempo per ovviamente concordare una tabella, un cronoprogramma di tutti gli interventi che vanno fatti, per arrivare alla fine di settembre a essere pronti con quegli interventi prima ovviamente della stagione delle piogge, eccetera. Credo che sia un segnale molto importante anche per chi come me ha fatto il sindaco fino a pochi giorni fa, perché sapete bene qual è la difficoltà di un sindaco di trovarsi da solo in alcune situazioni di gestione anche dalla prevenzione del rischio, e quindi da questo punto di vista è un segnale che noi diamo con un bel obiettivo raggiunto già in questa prima riunione di giunta. Il tavolo di concertazione vedrà ovviamente la regione non solo come cabina di regia, ma anche come ente esecutore delle opere, ovviamente attraverso
anche delle forme di collaborazione col canale UNES, ad esempio, che noi abbiamo lì, quindi con una serie di strutture di cui possiamo dotarci direttamente, e gli interventi sono svariati, dal ripristino del fondale, alla manutenzione delle portelle esistenti e alcuni covatori minori che hanno un livello di sedimento dalle varie esondazioni che è rimasto abbastanza alto e che quindi non dà quella garanzia di sicurezza che invece dovrebbe avere. Quindi io credo che sia un provvedimento importante, i comuni che possono essere coinvolti credo saranno 5 o 6 da questo punto di vista, con un bacino di utenze a livello di abitanti molto elevato, stiamo parlando di circa 15.000 persone, quindi sono abbastanza contento di portarlo alla prima giunta. No, questa credo che sia una delle cose di cui avevamo parlato, ci eravamo impegnati in campagna elettorale, quindi sono particolarmente fiero che si faccia immediatamente. L'altro giorno sono stati anche stanziati, lo ricordiamo, 23 milioni di euro dell'Unione Europea che entra sul come finanziamento, per cui occorre individuare, in parte sono già, come dire, distribuiti su progetti e capitoli di spesa individuati con da tempo su cui erano stati chiesti, ma io credo che si potrebbe fare nella prossima giunta un punto insieme più complessivo su come verranno utilizzati quei fondi. La seconda cosa, che mi raccomando anche con il concerto con l'assessore Scariola e Gian Pedrone, siccome questi interventi io credo che debbano essere estesi nel mese di settembre, prima che il Consiglio regionale si prenda pochissimi giorni di pausa estiva, dovremmo riuscire a individuare eventuali blocchi normativi o comunque le procedure per poter agire sull'albero di tutti i fiumi. Dirà anche l'assessore Mai per quanto può competere la sua delega. Poi tra l'altro ti ho saltato, ma so che c'è una deliberazione, la ti do la parola, non lo sapevo, stiamo andando a braccio. Invece sulla cultura, siccome è, come dire, argomento di stampa di oggi, e stiamo parlando della casa di Pertini a Savona, ho chiesto prima all'assessore Caro non solo di farsi carico, vuol dire, di individuare i finanziamenti che parzialmente risulterebbero già stanziati ma bloccati, come spesso accade, una serie di pastoie legali, di problemi burocratici per il restauro di quella casa, ma io credo che dovremmo cogliere l'occasione per il restauro della casa museo del 120° anniversario della nascita del presidente Pertini nella nostra regione, che cadrà il 25 settembre del 2016, per organizzare intorno al restauro, che vorrei pronto per quella data, ma intorno a quei giorni lì, una serie di eventi che ricordino la figura dello statista che è nato in questa regione, fatti ovviamente a cura dell'assessorato alla cultura e degli assessori competenti per materie, ma io credo che sia uno di quei momenti qualificanti dell'attività politica, valorizzare i talenti nati in questa regione è un modo per valorizzare tutta la regione e ricordare la storia da dove proveniamo. Ormai finiamo il giro con Sonia, che ha una serie di delegazioni da portare, poi andiamo a Mai e poi a Gianni, che ha alcune comunicazioni. Solo via la parola al momento, quindi può comunicare tutto quello che crede. Allora, il tema della salute è un tema che è certamente all'attenzione di questa attuale giunta. La tutela della salute è un bene costituzionalmente garantito, un bene primario, e come tale deve essere massima l'attenzione. Per poter iniziare adeguatamente l'inizio di un mandato occorre avere una visione esatta dello stato dell'arte rispetto al, in particolare, all'assessorato. E il modo giusto per iniziare è quello di fare una verifica della situazione, anche dei conti, le possibilità e i margini di miglioramento rispetto all'esistente. E facendo seguito a quello che è stato una serie di incontri tra il Presidente Toti e il Presidente Maroni, si è ritenuto opportuno di creare un tavolo istituzionale paritetico di confronto per uno scambio di buone prassi tra le due regioni,
valutare insieme le prospettive di miglioramento per entrambe le regioni e le organizzazioni sulle tematiche sanitarie. Ritengo che questo sia un modo corretto di agire, in particolare sulla appropriatezza delle prestazioni in materia di autorizzazione e accreditamento, liste d'attesa, valutazione tecnologie sanitarie, analisi flussi di mobilità. Non ci sono oneri per quanto riguarda la costituzione di questo tavolo, questo è un aspetto importante, e sì, da sottolineare l'opportunità che questo tavolo venga effettuata anche la ricognizione delle modalità di conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, con particolare riguardo alle modalità di copertura del disavanzo. Sono obiettivi ambiziosi che ritengo però siano necessari per poter poi elaborare tutta quella prospettiva di ampio respiro di riforma del settore. Il protocollo verrà firmato dai due presidenti, ovviamente dopo che le rispettive amministrazioni abbiano dato il via libera con le delibere. Devo poi fare due comunicazioni, una legata a un'emergenza legata alla donazione del sangue. Siamo in un periodo estivo, fisiologicamente c'è un calo delle donazioni e ritengo che nella mia qualità di assessore sia opportuno fare in questo contesto un invito alla popolazione ligure a donare sangue prima di partire, per esempio per il periodo estivo, perché nella nostra regione arriveranno molti turisti, questa è la nostra speranza, quindi ci sarà probabilmente un bisogno di sangue aggiuntivo. Voglio ricordare che in Liguria i donatori sono oltre 46.000, che hanno consentito nel 2014 di raccogliere oltre 72.000 unità di sangue intero, in leggera diminuzione rispetto al 2013. Questo è quasi un servizio civile, un atto di civiltà, la donazione del sangue, e quindi invito anche i colleghi assessori di dare il buon esempio nei prossimi giorni di donare il sangue. Un'ultima comunicazione riguarda l'emergenza caldo, è un servizio già attivo da tempo nella regione Liguria, ma queste sono ondate di caldo che ovviamente hanno una ricaduta pesante nella vita quotidiana degli anziani in particolare e nella città di Genova, che è una delle città più a rischio. E voglio ricordare anche in questa occasione che attivo un numero verde, l'800-995-988, dalle 8 alle 20, ritengo che anche questo sia un dovere alla comunicazione sociale nell'ambito della salute, perché tutti i mezzi devono essere utilizzati per poter far raggiungere a delle fasce più deboli, magari che hanno meno dimestichezza con i siti di internet e con questi strumenti, di arrivare ad avere le ultime informazioni per migliorare la qualità della loro vita. Per gli anziani il servizio è in attivo, un servizio di custodi sociali, predisposto da tempo, funziona molto bene, è la possibilità di avere a casa persone che ti diano un aiuto, un'assistenza, e invito anche, il mio invito è rivolto anche ad effettuare delle dimissioni protette dai nosocomi degli anziani, con particolare attenzione soprattutto in questo periodo di caldo. L'ultimo atto è un atto congiunto con l'assessore ai trasporti Berrino. Il tema della sicurezza sui treni è un tema molto sensibile, ha visto un aumento del numero dei reati commessi sui treni, non soltanto a discapito del personale delle persone che viaggiano, ma anche a scapito del personale degli operatori che vengono aggrediti. Quindi con l'assessore Berrino, per quanto riguarda la delega alla sicurezza, mi attiverò con le autorità competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza e accanto suo cederei la parola all'assessore Berrino per quanto di sua competenza. Era già in atto un accordo con le Ferrovie dello Stato per cui gli appartenenti alle forze dell'ordine non in servizio possono viaggiare gratuitamente sui treni regionali e anche su quelli non regionali, qualificandosi al capotreno che annota il nome, il cognome, il grado e in che carrozza si mette. In caso di necessità, per qualsiasi necessità, lo attiva in modo che possa prontamente intervenire. È da qualche anno che c'è, ha dato risultati non sempre positivi, nel senso che il numero di interventi sono stati pochi, però invece i passaggi ferroviari sono stati molti. Allora noi diciamo, lo rinnoviamo perché tanto adesso con il nuovo contratto di servizio da stipulare con le ferrovie entro il 30 di ottobre sarà da ridiscutere anche questo. La Giunta ci darà mandato a me e a Sonia di andare nelle carceri delle forze dell'ordine per
cercare di modificare gli interventi in modo che siano più gli interventi, non perché cresca la necessità, ma perché ci sia maggiore conoscenza di questo fatto, e poi di rinegoziare anche con le ferrovie dello Stato le modalità, perché oggi questo servizio costa 140.000 euro all'anno e le ferrovie dello Stato dicono che loro ce ne mettono altrettanti. Ma vogliamo anche capire che cosa succede per metterlo a regime, che sia veramente utile. Però il fatto di credere in questo e implementarlo, implementare il servizio, penso che ci trova tutti concordi. Nel frattempo abbiamo steso anche una bozza per il presidente Toti, una lettera di sfida ad Alfano, in cui, basandosi su questo impegno economico della regione Liguria, chiede che anche il governo faccia la sua parte con la Polfer e tutto il resto, per sensibilizzare questo, poi va sulla politica come vuoi, ma una cosa più tecnica che politica, in cui si viene detto che cosa facciamo e che cosa chiediamo. Bene. Sì, io credo che, per tornare al tema del caldo e la dismissione dei nosocomi degli anziani, si possono anche sensibilizzare nel segretario generale in quel senso, in modo formale, per quanto quello dire, cioè, di loro competenza, però sembra un gesto di sensibilità. Mi auguro che pensino da soli, però le buone idee si possono sempre suggerire. Stefano. Grazie. Allora, la pratica che sottopongo io oggi all'attenzione della Giunta è di carattere tecnico, ma se vogliamo anche un taglio politico. Ora ve la vado ad illustrare. Si fa riferimento alla legge regionale 36 del 2000, che praticamente assegna risorse dell'ente a diverse categorie agricole dei fondi. Alcuni di queste categorie assegnatarie sono gli allevatori. Ora, anche se sono risorse dell'ente, noi comunque siamo soggetti ad una burocrazia che ci sta strozzando, che sta diventando un nemico pubblico, a mio parere, e quindi in questo caso noi dobbiamo, che si diano i fondi o non si diano, comunque deliberare ed inviare all'Unione Europea questa delibera, affinché sappiano che avremo intenzione di erogare questi contributi. Ora, a prescindere dal fatto che andrà ancora fatta la verifica se realmente i fondi ci sono o non ci sono, e questo sarà da vedere, comunque noi siamo obbligati a portare in giunta questo provvedimento. Ora, io ho ritenuto scegliere questo a dispetto di altri che verranno comunque portati successivamente per due motivi. Uno, perché gli allevatori in Italia, cioè in Italia, in regione Liguria, non sono numericamente morti, anzi sono una minima parte di quelli impegnati nell'agricoltura. E quindi questo è un segno di vicinanza anche ai più piccoli e ai più deboli. Due, perché a fronte di quello che sta succedendo, di questa decisione dell'Unione Europea di eliminare una legge nazionale che prevedeva il non utilizzo di latte in polvere per la realizzazione, per la creazione di formaggi, insomma le nostre tipicità regionali, questo provvedimento vuole, secondo me, mandare un segnale anche all'Unione Europea che noi siamo allineati con gli allevatori, con chi produce latte. Noi vogliamo mantenere le nostre tipicità, vogliamo che il formaggio si continui a produrre con il latte. Quindi questo è in sintesi il provvedimento. Mi sembra che rientri in quella più generale battaglia a tutela dei nostri prodotti, del made in, che purtroppo non è stato approvato durante il semestre di presidenza italiana, nonostante il Parlamento europeo fosse passato quando era ancora lì. Io volevo dire ancora una cosa, se mi permette, Presidente, visto che ne approfitto sul problema della burocrazia. Uno dei problemi che abbiamo avuto proprio sull'erogazione, ha avuto la nostra giunta, dei fondi, ad esempio, degli alluvionati, e proprio stata la propria ministra. Ora, ne abbiamo già parlato con l'assessore Gian Pedrone, però almeno rimane anche a verbale di giunta,
noi ci opereremo al fine di avere un modello unico che vada bene sia protezione civile sia le camere di commercio, in modo da evitare che noi teniamo lì dei fondi, anche perché poi il rischio che molti di questi fondi li perdiamo, perché utilizzando magari fondi europei rischiamo che poi ci vengano portati via ogni anno, quindi è opportuno semplificare il più possibile a chi ha degli eventi calamitosi la concessione dei finanziamenti, anche perché in quei giorni lì è difficile che un imprenditore abbia tempo di svolgere le pratiche in maniera diversa, per cui credo che su questo metteremo in collaborazione gli uffici e mi auguro da qua a settembre di riuscire a risolvere questo. Sarebbe un ottimo segnale, tutto quello che si può fare in termini di semplificazione burocratica, che poi riguarda le imprese, quasi tutta delega del tuo assessorato, avrà sempre l'appoggio di questa giunta incondizionata. Se non c'è altro, possiamo chiudere qua questa e tornare a lavorare ai piani di sotto. Chiedo ai nostri dirigenti se c'è qualche altro adempimento, essendo novizio della... Perché l'assessore Rizzo aveva già fatto la sua comunicazione, la presentazione. Perfetto. Allora, signori, buon lavoro. Grazie. Ci sono anche la lettera.